spenda e quello lì. Che io spenda. Ecco, questo triangolo qui, che adesso era molto più vasto e andava a triangolo fino a toccare il rio Spenda qui in alto. Spenda è un toponimo Walser che deriva dal tedesco Svenden, Spenden, che vuol dire disboscato col fuoco. Quindi qui evidentemente era un prato da sfalcio, non da pascolo, da sfalcio, perché è vicino al Campello, quindi, e avevano tolto le piante usando il fuoco, naturalmente incendiavano in modo controllato, perché da un lato c'è il rio, dall'altro parte, e quindi ecco, quindi la spenda significa disboscato col fuoco. Proprio qui di fronte a noi, al di là del cimitero è lì sotto, al di là del torrente c'è ancora i resti di un'altra fornace di calce. Qui però si vede proprio il buco che va giù almeno in 2 metri, 2 metri e mezzo. Subito dopo, contro la montagna, c'è una galleria che entra un 10, 12, 15 metri nel, e lì cavavano la roccia calcarea che veniva cotta nella fornace e poi la portavano a Campello dove serviva. Cioè, ecco. Questo quanti anni fa era? Fino ai primi del Novecento. In quella fessura qui. E chi è questo imbecille che l'ha mangiato però? Toccate un po' lì dentro. Mettete la mano lì. Ma volando al mare c'è la chiave. Sì, è frigo. No, questo uno dentro la roba, no? Sì. Congelare. Quella che era della roccia. Mia sora significa pietra. Prea pietra, sora. Sora in italiano si potrebbe dire che soffia, che alita, perché se voi mettete una mano lì sentite che viene fuori un'aria fredda e dentro qui sono circa 2-3 metri quadri, di quella lì un po' più grossa, ce ne sono altri due qui sopra. Erano li usavano come frigoriferi. Come ghiacciai? Frigoriferi. No, le ghiacciaie è un'altra cosa. Le ghiacciaie sono dove buttavano dentro la neve, la pestavano, diventava ghiaccio. Mentre qui invece dalla fessura di una roccia esce proprio un flusso di aria fredda sui 6-7 gradi, 8 gradi. E ci sono anche a Cireggio. Cireggio c'è la via che l'hanno scritta Pietra Sora. Però sì. Dove c'è la via Mozzalina, arrivi a un certo punto che c'è la via Preasora. Sì. Comunque è proprio c'è un vento che ha fatto le cantine in pratica. Le Preasore si trovano quando c'è una antichissima frana di massi, non di terra. Tra un masso e l'altro ci sono delle fessure. Entra l'aria dall'alto, man mano che scende si raffredda ed esce dove esce. E allora è un massimo. Sì, ma mi sembra che mettono quando nelle case, in una casa o due di Campello, quello che è, nelle case, c'era una, si sentivano dei rumori, specialmente di notte, non riferibili alle attività umane, si pensava che
che lì in quella casa era morta una persona irrequieta, no? E quindi che bisognava dargli trovare un posto per come dire, in modo tale che si riappacificasse, no? Allora mi dicono che facevano arrivare addirittura un prete esorcista da Vercelli con una processione partendo dalla casa infestata, no? Avevano proprio storto tradito e quest'anima dannata veniva confinata alla base della casa, con le corde, in modo tale che veniva purificata.